Non aprire questo libro. Potresti trovare una strana creatura con la bocca enorme che inghiotte tutto ciò che incontra, persino gli alberi. Potresti trovare una strega cattiva che ti fa salire sulla scopa e ti porta via in volo fino a una città incantata. Potresti trovare un gigante che ti afferra con le zampe e ti solleva più in alto degli alberi, tra le nuvole, per fare colazione. Non aprire questo libro. Potresti trovare un leone affamato che ti invita a seguirlo nella foresta. Potresti trovare un disco volante che ti rapisce e ti porta a vivere su Marte. Potresti trovare un lupo che ti segue fino a casa della nonna quando vai a portare i biscotti. Potresti trovare un rospo che, se lo baci, diventa un principe. Non aprire questo libro. Potresti trovare un corvo nero che becca il naso a chiunque si avvicini. Potresti trovare uno squalo che rovescia le barche per giocare con chi c'è sopra. Non aprire questo libro. Non aprire questo libro. Potresti trovare uno spiritello invisibile che ulula e fa muovere tutto ciò che ha intorno. Non aprire questo libro. Potresti trovare un orco che divora ogni cosa che si trova davanti. Non aprire questo libro. Non aprire questo libro. Non aprire questo libro. Potresti trovare un mostro fifone che ti chiede aiuto per fuggire dalla strana creatura, dalla strega e dal gigante, dal leone e dal disco volante, dal lupo, dal rospo e dal corpo, dallo squalo, dallo spiritello e dall'orco. Apro questo libro. Quando apro questo libro, sento il profumo dei gelsomini sui balconi delle case e quello della terra bagnata dalla pioggia. Sento il profumo delle arance gonfie di succo saporito e quello del mare che entra dalla finestra di camera mia. Quando apro questo libro, sento il profumo della menta che il nostro vicino ha raccolto per fare il tè e quello del pane fresco appena sfornato. Sento il profumo dell'acqua di fiori d'arancio usata dalla zia per preparare il dolce della festa e quello dell'incenso che accendiamo in casa ogni sera. Quando apro questo libro, sento il profumo del sapone sulle mani della mamma e quello dell'ambra che respiro mentre il papà mi stringe per baciarmi. Sento il profumo dell'ennè che decora le mani della nonna e quello di muschio del caldo abbraccio del nonno. Quando apro questo libro, sento il profumo di casa mia, il profumo che non trovo in nessun altro posto al mondo.